Una festa di tre giorni tra il 14 e il 16 luglio sulla montagna a 360 gradi e le sue opportunità. Una iniziativa per valorizzare l'eccellenza italiana e piemontese dello sci alpino che genera importanti flussi economici col turismo e la pratica sportiva. Nel corso dell'evento, che si terrà a Torino, verrà premiato il miglior allenatore skiman piemontese. La montagna dove nasce tutto è il titolo della manifestazione presentata nella conferenza stampa del 15 giugno nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Oltre al presidente del Consiglio regionale, sono intervenuti il presidente del Comitato Fisi Alpi Occidentali, Pietro Marocco, il presidente di Touring Marathon, Luigi Chiabrera, il presidente dei giornalisti italiani sciatori, Francesco Marino, l'assessore regionale alla montagna e una rappresentanza della città di Torino, oltre a numerosi consiglieri regionali. Tra i patrocini e i partner dell'evento, oltre all'Assemblea di Palazzo Lascaris, vi sono Regione Piemonte, Città Metropolitana, Turismo Torino, GIS, UNCEM, Camera di Commercio, ARPIET, FISI, AMSAO, Collegio Maestri e Croce Rossa Italiana, RAI, La Stampa e Sky. La montagna dove tutto nasce, Presidente. Sì, la montagna dove si lavora, dove c'è tanta gente che lavora e che ha bisogno di leggi, che ha bisogno di strategia, la montagna dove milioni di persone vengono e producono movimento grazie al lavoro, alle attività le più disparate, le più diverse, ma dove manca probabilmente una legislazione molto organizzata di livello mondiale, dagli impianti di risalita a tutte quelle che sono le grandi società che gestiscono le strutture, alle autostrade, alle ferrovie e a tutta la necessità di generare energia e di utilizzarla nel modo giusto. Questo è il tema. Noi dobbiamo parlare di quella montagna dove si deve produrre economia, ma per produrre economia bisogna ridurre i costi, bisogna saper creare gli investimenti giusti e gli stimoli per far sì che la gente venga, perché siamo economicamente compatibili ma sappiamo che, essendo anche economicamente compatibili, abbiamo comunque un ritorno economico e degli utili che giustificano gli investimenti. Questa iniziativa, che per noi riteniamo fondamentale, tende a mettere in evidenza quanto questa opportunità degli allenatori, quindi dello sviluppo dell'attività tecnica sul territorio, sia da una parte un'opportunità di lavoro eccellente. Noi, tenga conto che abbiamo circa 140 sci club, mediamente 15-20 allenatori maestri per sci club, quindi un potenziale lavoro di circa 3.000 persone. Ma soprattutto il sistema Piemonte ha un'altissima qualità di tecnici che si stanno facendo apprezzare assolutamente sia in Italia che all'estero. Noi abbiamo allenatori nelle squadre del Nord Europa e nelle squadre americane, quindi questo vuol dire che il sistema dà i frutti e il sistema è talmente apprezzato anche all'estero che i nostri allenatori vanno a lavorare nelle squadre nazionali estere.